Allora adesso chiamo sul palco Alessandro Di Battista. Non dico altro perché sapete benissimo chi è e credo che lui potrà ben dire come siamo migliorati a Roma e che cosa ci aspetta in futuro prossimo. Grazie. Grazie a te Marco, buonasera a tutti e grazie per essere così tanti, numerosi. Quando 10 anni fa Marco fondava il meetup di Pordenone, io stavo lavorando in Guatemala, nella giungla del Petén a nord. Se qualcuno è stato in Guatemala, lavoravo al confine con il Chiapas e non c'avevo niente, stavo sempre insieme a un sacco di persone. Il primo anno non avevamo neanche la luce elettrica e si stava nella giungla. Portavo avanti dei progetti di educazione alternativa, veramente squattrinato, però ero sempre felice. Oggi guadagno moltissimo, anche se guadagniamo molto, molto di meno degli altri perché ci tagliamo gli stipendi, come sapete. Però onestamente devo ammettere che un po' nel complesso la qualità della mia vita è un po' peggiorata, perché si ha a che fare comunque con palazzi molto, molto complessi. Come battuta dico sempre, non è facile lavorare quando vedi ogni settimana Gasparri. Però è anche le denunce che facciamo, non è facile. Ed è per quello che il Movimento 5 Stelle ha questa bella regola di 2 mandati e poi a casa. È anche una protezione per tutti noi. Se qualcuno vuole, pensa di mettere in discussione questa regola, io veramente vi invito a riflettere che la più grande rivoluzione che fa il Movimento 5 Stelle è ridurre le possibilità di contaminazione all'interno di quel sistema. Non è che noi veniamo da Marte, quindi siamo ontologicamente incorruttibili. Potrebbe pure capitare un domani, speriamo mai, che qualcuno di noi possa compiere degli errori in questo senso. Però le regole interne che abbiamo, candidare soltanto gli incensurati, e soprattutto sapere che uno è a tempo determinato all'interno delle istituzioni, come se noi avessimo un contratto COCOPRO, i nostri datori di lavoro sono i cittadini, ci possono rinnovare il contratto per una seconda volta se siamo bravi, capaci e poi basta. Ecco, il fatto che noi sappiamo che saremo costretti a ritornare in quello che è il mondo reale, è proprio questo che ci spinge ad impegnarci al massimo per tentare di migliorare appunto il mondo reale, che è quello che sta al di fuori di Montecitorio, proprio perché saremo costretti a farvi ritorno. Cioè, quando noi combattiamo in aula per la scuola pubblica, per la sanità pubblica, per i tagli veramente alla casta, per bloccare gli F-35, investirli nel reddito di cittadinanza con miliardi di euro, oppure abbassare e cancellare l'IRAP, oppure volere un paese normale, io dico sempre dove i disonesti veramente se ne vadano via definitivamente. Questo è un paese strano in cui un condannato non può fare il bidello, però può riformare la Costituzione della Repubblica Italiana. Ecco, quando noi combattiamo così tanto, quell'ardore che ci mettiamo veramente dipende oltre dal fatto che c'è una bella unione, i meetup, i gruppi locali, noi ci sentiamo veramente cittadini tra cittadini, ma soprattutto perché lo facciamo per noi stessi, perché ci toccherà ritrovare un lavoro dopo che ritorneremo nel mondo reale. È come se noi fossimo in un bel conflitto di interessi con il miglioramento della società, considerando sempre il fatto che ci sentiamo. Come dire, dipendenti di un popolo che è il nostro popolo di lobbisti. Un'altra enorme rivoluzione del movimento, vi prego, pensateci, dopo 2 anni in Parlamento ho capito che qua non esistono i politici buoni, quelli crudeli, non è che esiste la crudeltà in natura esiste, per l'amor di Dio, però non è che c'è il politico cattivo, c'è il politico libero e il politico con le mani ammanettate, non parlo degli arrestati del Partito Democratico. Sto parlando invece proprio di chi ha le mani legate perché ha ricevuto un grande finanziamento per la propria campagna elettorale e deve restituire il favore a coloro che l'hanno finanziato. È tutto lì il gioco. Se si spezza questo legame tra maxi finanziatori, lobbisti e politico, se si tolgono i soldi alla politica, poi non è così complesso fare il parlamentare. Devi studiare, noi nel primo anno abbiamo studiato molto, ma poi le decisioni migliori escono fuori. Tu studi un provvedimento e vedi. Ripeto che la guerra ce l'ha in casa, si chiama disoccupazione, voto di scambio, fabbriche che chiudono, si chiama lunghezze incredibili per farsi degli esami negli ospedali, si chiama criminalità che si è infilata dovunque, l'ndrangheta che si è infilata a nord, non è che è la guerra in Afghanistan, dove spendiamo ancora quasi 1,5 milioni al giorno. Capisci che non è quella la strada. Quindi non ci vuole veramente Einstein a prendere le decisioni giuste. Io sfido chiunque a giudicare e a criticarci per una decisione che abbiamo preso in Parlamento.
se ci pensate, un parlamentare dovrebbe essere giudicato in base a come vota. A noi no, gli attacchi che riceviamo sono di tutt'altro tipo. Ormai si sono un po' ridotti perché li sappiamo anche affrontare per bene. Però all'inizio succedeva che se sbagliavamo un congiuntivo andavamo su Al Jazeera, quando gli altri hanno la mafia dentro. E alle volte per far passare i temi io sbagliavo volontariamente i congiuntivi, così potevano parlare dei temi nostri. Tipo, dicevo, se andrebbimo al governo facessimo il reddito di cittadinanza. Così magari il reddito di cittadinanza, questa nostra proposta, passava nei media. E oggi si conosce che noi siamo quelli del reddito di cittadinanza. Io ci credo davvero tanto, sono orgoglioso, nonostante, come dicevo all'inizio, alle volte è molto dura. E quando io vengo, magari fine settimana, oggi sto qui in Friuli, non è che sono in Friuli Venezia Giulia, non sono qui a chiedere voti. Io già sono stato eletto. Non sono qui perché ho un interesse personale, perché credo che dei cittadini si debbano fare Stato, a Pordenone, a... oggi dove sono stato a Grado, bellissimo, ad Udine, a Trieste, qua il cittadino si deve fare Stato, perché non c'è più lo Stato. Lo Stato oggi è un burocrate grande con connessioni con il crimine organizzato che è capace soltanto di chiedere tasse e di non dare servizi. Invece dobbiamo sostituirci noi, abbiamo due strade, o ce ne andiamo oppure cospiriamo. Il Movimento 5 Stelle è una grandissima e sana cospirazione. Cospirare viene dal latino, significa cumspirare, respirare insieme. E se a distanza di 10 anni il lavoro che ha fatto Marco con tutti gli attivisti qua di Pordenone realizza una serata del genere, così con un bel silenzio, non so, spero che non sia noia, o con tante persone qui in un locale di venerdì sera, senza un poliziotto, non so se c'è qualcuno della Digos che ringrazio in borghese, ma questa è un'altra dimostrazione che stiamo creando un paese normale. Io dico sempre, pensate se veniva la Boschi, che le scorte, controscorte, polizia, barriere, intermediazioni. Il Movimento 5 Stelle ha distrutto l'intermediazione tra cittadini dentro e cittadini fuori le istituzioni, che è la più grande vittoria del Movimento. Il Movimento nasce per distruggere l'intermediazione, perché intermediare, pensate, c'è sempre un modo di esercitare il potere. Io sempre quando lavoravo in Guatemala vedevo gli intermediari, si chiamavano i coyotes. Che facevano questi? Questi avevano a disposizione i mezzi di trasporto, i camion, e avevano tanti tanti camion. Andavano dai contadini che producevano mais e gli imponevano un prezzo di acquisto bassissimo. E si mettevano d'accordo, facevano cartello i vari intermediari. E se i contadini non vendevano a quel prezzo bassissimo, il raccolto andava buttato. Compravano a poco, poi andavano nelle città e vendevano a tantissimo, si mettevano d'accordo. E se il cittadino non spendeva quella cifra altissima per una libra di mais, moriva di fame. E quindi tutto il guadagno ce l'avevano gli intermediari. La Repubblica è fondata sull'intermediazione, i partiti sono una forma di intermediazione tra cittadini fuori e istituzioni che va distrutta, al di là che ci saranno pure qualcuno nei partiti sano, ma è il concetto di partito che non funziona più oggi con la rete. E ricordo in Guatemala facemmo un progetto, mettemmo su dei soldi e comprammo dei camion, un camion, e mettemmo in connessione la comunità indigena delle montagne che produceva il mais o il caffè cresce in alto, con una comunità indigena invece vicino alla costa che produceva banane. E riuscivamo a dare servizi, chi produceva il caffè mangiava anche le banane, chi produceva banane si faceva un caffè, caffè ottimo tra l'altro, il caffè guatemalteco. Così distruggendo l'intermediazione abbiamo aumentato la qualità della vita delle persone, così lo stiamo facendo come movimento, fateci caso. La rete, utilizziamo la rete, ora andiamo anche in televisione, no? Perché molti ci hanno chiesto questo, però... Per me comunque è sempre un sistema di informazione morente e me ne accorgo quando ci vado, perché noto proprio che la logica, la loro voglia non è quella di informare o di tirare fuori un pensiero movimento, ma quello di screditarci in ogni modo. Poi ormai lo sappiamo, io ho imparato, vado dritto, quando mi interrompono ogni secondo io vado dritto, non mi fermo, dico quel concetto, sto lì, sorrido, no? Però con la rete abbiamo distrutta l'intermediazione, qualcuno oggi sta riprendendo queste parole, se vorrà le potrà mettere in internet e resteranno per l'eternità. Il Movimento 5 Stelle porta avanti delle battaglie per il chilometro utile, chilometro zero, produrre quel che si mangia e mangiare quel che si produce, distruggere l'intermediazione sempre di più, riuscire a mangiare subito quello che tu produci, è un futuro che si può creare. E l'intermediazione appunto dei partiti. Nessuno di noi aveva fatto politica per professione. Io sono entrato in Parlamento spendendo 145 euro di campagna elettorale. E questa è la più bella cosa, perché 50 me li diede, 50 me li diede mia zia.
e mia zia non mi chiese mai in cambio l'approvazione di una legge per quei 50 euro che mi aveva dato per comprare dei volantini. Lo vedete allora, se togliamo i soldi dalla politica creiamo libertà. Spesso faccio un esempio, lo ripeto dovunque perché ci fa capire lo stato attuale di questa Repubblica fondata sul ricatto che è la Repubblica Italiana. Nel 2006 l'ingegner Riva dell'Ilva finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, tutto rintracciabile, a Berlusconi 240.000 euro. L'obiettivo di quell'ingegnere, che poi è morto, era quello di finanziare chiunque, così chiunque dovesse vincere poi comunque avrebbe fatto dei favori al grande finanziatore. È un po' la teoria che metteva in pratica Don Vito Corleone nel film Il Padrino. Faceva dei favori e quando qualcuno gli chiedeva cosa volesse in cambio lui rispondeva nulla, basta che non te lo scordi, sapendo che arrivava il momento in cui chiedeva in cambio il favore facendo quelle famose offerte che non si potevano rifiutare. E così funziona il finanziamento dei partiti. Poi ormai si finanziano con grandi lobbisti oppure pochi cittadini grazie a Dio gli danno soldi, anche se qualcuno non ha capito bene che il sistema del 2 per 1000 è comunque un finanziamento pubblico taroccato. Per quello che trovano altri finanziamenti, l'immigrazione clandestina oggi è una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. I partiti che non sanno più come ottenere denaro su denaro per pagare sedi di partiti, maxi stipendi a persone non elette, perché ci sono dirigenti del Partito Democratico che prendono 3.000, 4.000 euro al mese e non sono eletti, e quindi trovano altri business. Uno di questi è l'immigrazione. Mafia Capitale ci dimostra che si fanno più soldi sugli immigrati che con la droga o con la prostituzione. Queste sono intercettazioni del finanziatore del Partito Democratico Buzzi, nonché boss di Mafia Capitale. Il movimento ha spezzato tutto questo e resterà per l'eternità questo esempio. Io andrò sempre fiero e orgoglioso di aver potuto avere l'opportunità di combattere, anche grazie a Beppe, di entrare in quell'aula, di poter quando voglio, credetemi, e come voglio tirare su quel microfono e esprimere quello che ho dentro partendo da un programma, provando, spero di riuscirci a interpretare, a farmi portavoce alle volte della voce angelica, alle volte della rabbia dei cittadini italiani. E questa per me è un privilegio, che però capiterà a qualcuno di voi anche, perché noi, ripeto, torneremo nel mondo reale, che non è Montecitorio, e qualcuno che stasera qui è a Pordenone entrerà in Parlamento. Succederà, qualcuno di voi sarà un segretario della Repubblica, un ministro, magari il Presidente del Consiglio. Perché no? Perché no? Ci hanno raccontato per 60 anni che soltanto questi personaggi famosi potessero sedersi su determinate poltrone di comando. Non è così. La politica non è una professione, è un servizio civico. Le idee nostre, le soluzioni che abbiamo tirato fuori, ora potrei parlare di soluzioni sulla giustizia, sull'ambiente, sull'IRAP, sulle tasse, qualsiasi cosa. Abbiamo prodotto centinaia e centinaia di leggi, di proposte, di soluzioni. Poi chiaramente non ne passano tante, oppure in TV si preferisce parlare di altro, perché farebbe male ogni volta ricordare le soluzioni che il Movimento 5 Stelle ha tirato fuori, ha messo nero su bianco, ha legiferando. Noi facciamo un mestiere che, se ci pensate, diciamo un'attività che è bellissima. La politica è la più alta attività che essere umano possa fare. Ci mettiamo assieme intorno a un tavolo e decidiamo come risolvere un problema. E il modo in cui decidiamo assieme poi lo trasformiamo attraverso un processo legislativo in una legge che deve essere votata. E che non viene votata perché quello che teme essenzialmente oggi il PD, Forza Italia, Lega, SER, credetemi, a parte il tema dell'immigrazione non si differenziano per nient'altro. E poi tra l'altro si differenziano molto a parole, perché quando hanno governato non hanno tutti affrontato nello stesso identico modo, cioè senza affrontarlo. Vi dicevo che questi partiti tendenzialmente non le votano le nostre proposte perché temono che poi noi possiamo comunicare il successo del movimento. Quanto gli ha fatto male quella strada quest'estate che abbiamo costruito con i nostri soldi? Perché è un esempio di cittadino che si fa stato. Hanno provato a screditarli in ogni modo. Qualcuno ha detto è sbagliata, l'hanno fatta in salita. Io ho anche ricordato che è anche in discesa, dipende da come la guardi. Però ogni tanto non ci arrivano. E è l'esempio di alcuni parlamentari siciliani che si tagliano stipendi e risolvono un problema. È incredibile quello che siamo riusciti a fare, ripeto, grazie a Beppe che oggi sa che il Movimento 5 Stelle sta andando avanti con le proprie gambe. Marco è entrato in Parlamento europeo e sta combattendo per le imprese, per l'interesse generale. Io parto sempre da quest'idea che siamo qui a tempo determinato e che non c'è denaro al mondo che possa pagare il privilegio di sentirsi fiero, orgoglioso ogni giorno, di sapere che stai facendo il tuo dovere. Io mi guardo allo specchio, o la mattina mi metto la cravatta per andare in Parlamento un po' come se fosse l'elmetto,
però mi incravatto. Di Maio non se la mette la cravatta, ce l'ha direttamente tatuata sul petto. Si dorme. È un grande Luigi. E si va sapendo che si va a fare compiere il proprio dovere. Orgogliosi, a testa alta, dando il massimo, sapendo che andremo al governo. Non so quanto ci vorrà, ma andremo al governo. Tante persone stanno aprendo gli occhi. Basta aprire gli occhi per non vedere più certa gente. Per non vederla più basta aprire gli occhi, guardate. E tante persone seguiranno come una staffetta il nostro lavoro e porteranno avanti un testimone che essenzialmente è il bene collettivo, cioè rendere questo paese un paese normale, perché oggi in quest'epoca la normalità è rivoluzionaria. Basare un paese, la costruzione di un paese sull'onestà e sulle competenze, ma l'onestà è tutto, e capire, ripeto, che la strada è quella giusta, ce ne rendiamo conto nonostante gli errori, gli sbagli, la strada è quella giusta. Aiutateci a percorrerla, aiutate il gruppo di Pordenone, fatevi stato, facciamoci stato assieme, perché è davvero soddisfacente. Io pensavo, e concludo, ai 10 anni di questo meetup, 10 anni fa, ripeto, stavo in Guatemala, sono volati questi 10 anni. La vita è proprio un batter d'ali, ogni tanto siamo così occupati a vivere che ci dimentichiamo di quanto la vita passi in fretta. Ecco, forse è l'essenziale un po' impiegarla tentando di fare un po' del bene al prossimo, facendo il proprio dovere e provando a lasciare il mondo leggermente migliore come l'abbiamo trovato. Ci sono dei bambini, forse stasera ho visto qualcuno, ecco, noi stiamo lavorando anche per loro, essenzialmente, per lasciarli un paese un po' normale. Io vi ringrazio, ho fatto il predicatore. Non volevo fare il predicatore, ma ha preso così un po' la malinconia, 10 anni. No, sono stato benissimo oggi, domani Trieste Udine, e ripeto, non volevo annoiarvi con queste chiacchiere. Vi invito a cospirare, a informarvi in maniera alternativa. Tenete presente che se la stampa ci detesta, parte della stampa, è perché sanno che quando governeremo Mediaset pagherà le tasse come tutti gli altri, dalla Rai cacceremo i partiti e i giornali non avranno finanziamento pubblico, neanche un euro. Noi paghiamo l'unità per mentire. Gramsci si starà rivoltando nella tomba a vedere come hanno ridotto il giornale che ha fondato. Per quello un po' ci detestano, ma ci sta. Alle volte riceviamo delle medaglie al valore dai criminali, non parlo dei giornali. Buzzi, che definisce il sindaco 5 Stelle di Pomezia un incorruttibile, dice: non ci provate con lo incorruttibile. Sono i criminali che a noi ci fanno... Oppure mi è capitato di finire in alcune intercettazioni, tra l'altro noi va benissimo, intercettateci tutti. E la cricca di Incalza, no? Questi dirigenti del Ministero dei Trasporti di Lupi, che io e Michele Dell'Orca abbiamo fatto un lavoro in Parlamento 8 mesi prima degli arresti di questa gente, abbiamo denunciato tutto in aula e in un'intercettazione ci definivano dei rompicoglioni. Basta, quelli sono dei rompicoglioni. Per me è stata veramente soddisfacente. Sono andato da mia madre e gli ho detto: mamma, mi definiscono rompicoglioni. È veramente bello quando gli attestati di stima provengono dai criminali che dicono: se resta Marino ci mangiamo Roma, se siamo presi Roma, Roma è nostra, abbiamo se Roma, e poi Fabio Fucci e 5 Stelle. Quella è incorruttibile, è incredibile. Ecco, siamo questi, dateci una mano, perché lì dentro è una vasca di squali e forse ci dobbiamo prendere, davvero concludo, una piccola responsabilità noi tutti come cittadini. Cioè, se alcuni delinquenti ci hanno rubato denaro, speranza e futuro, e forse anche perché in troppi ci siamo disinteressati della cosa pubblica. Abbiamo pensato che la delega fosse il modus operandi per far trattare questo paese, ce ne siamo un po' infischiati, abbiamo pensato: beh, ci pensa a loro, li paghiamo per questo. Non funziona così, perché comunque la corruzione è nell'animo umano, le tentazioni sono umane e ce ne sono di ogni tipo in quei palazzi, perché poi il potere piace, no? E quindi evidentemente dobbiamo soffiare sul collo dei nostri rappresentanti. Marco è un vostro concittadino, comunque conterraneo, e va controllato a Bruxelles perché deve fare il proprio dovere, noi anche in Parlamento. Quindi vi invito veramente a controllarci, a interessarvi e a farci fiato sul collo, perché un paese funziona quando le istituzioni temono i cittadini e non funziona quando i cittadini temono le istituzioni. Grazie a tutti e buonasera. Facciamoci una bella birra adesso. Grazie a tutti. Grazie Alessandro.
prima delle domande, che penso Alessandro Di Battista vorrà rispondere alle domande del pubblico, e noi del Meetup di Pordenone abbiamo raccolto delle testimonianze di alcuni imprenditori in difficoltà della zona. È un breve video di 8 minuti dove questi imprenditori della zona raccontano il loro vissuto in questo periodo di crisi. Grazie. E ormai sono quasi 3 anni, 2 anni e mezzo abbondanti. Ho iniziato nel gennaio 2013 perché stavo restando senza lavoro e ho detto, a quasi 50 anni con questa situazione globale, chi mi assume? Ho aperto il ricamificio nel 1987. È andato via via crescendo fino a darmi parecchie soddisfazioni. Da 4 anni. Allora, mi hanno iniziato attività nel 1996, settore elettrico, elettronico di automazione. L'AGA nasce nel 1972. È l'anello di una filiera legata al mobile e una levigatura, l'ultimo passaggio prima della verniciatura finale. Una buona parte vengono dall'estero, dalla situazione globale, però anche la situazione locale qua, il comune, come il funzionamento delle tasse, di tutte le che ci massacrano praticamente con multe se metti un cartellone fuori che non l'hai autorizzato. C'è una specie di degrado globale nella città che non viene percepito dai nostri amministratori perché probabilmente non ci mettono piede. C'è sempre meno gente che viene in centro, abbiamo il parcheggio a 1,60 €, che io sento le persone che bestemmiano quando mettono dentro le monetine. Ovviamente poi con la crisi che ha coinvolto tutto il paese c'è stata una grande contrazione, una chiusura di aziende alle quali io fornivo materiale ricamato, e non ultima però gli studi di settore che alla fine hanno soffocato e strangolato quelle che erano in realtà i problemi di una piccola azienda, invece di sostenerla in qualche modo mi hanno aiutato a chiuderla. E diciamo che ci sono tantissime tasse e si crea parecchi problemi durante, non dico al mese, ma anche all'anno, sicuramente ci tartassano. E gli anni che siamo partiti ha messo la tassa sui soldi che mettevamo a fiduzione per andare avanti con l'attività. Noi non usavamo la banca, avevamo soldi propri messi in fiduzione, proprio ci ha messo la tassa anche lì. La cosa che mi ha amareggiato di più è stato incontrare anche nell'ambiente pubblico persone che avevano in qualche modo voglia o desiderio di aiutarti, ma non avevano gli strumenti per poterlo fare, come se avessero delle penne per scrivere ciò che ci serviva senza inchiostro. Diciamo che forse siamo giunti tutti un po' impreparati a questa crisi che pensavamo si attenuasse in maniera più breve. Invece, essendo così prolungata, gli effetti sono stati devastanti su tanti fronti, trascinandosi per un po' e poi crollando ad un certo punto. Tutte domande che ti fai, se stavo più attenta, se investivo meglio, se risparmiavo di più, se mi giravo prima a guardare cosa... Manco i sei qui, ma non è da nessuna parte. E come anche se qualcuno mi avesse dato, mi volesse dare con una mazza sulla testa, come per dire muori, muori. Chiaramente questo significa la morte del mio sogno, di quello che io ho costruito, per quello per cui ho fatto un prestito con la banca, che dovrò pagare ancora per 5 anni senza avere niente. E questa è una cosa che mi fa male, sinceramente. Nel 2013 praticamente ho chiuso l'attività ed è stato l'anno in cui ho deciso di andare all'estero. Adesso francamente ho iniziato a fare questi investimenti da un anno e è già motivo di soddisfazione per me e sembra tutto facile. Pensate che nel giro di 2 settimane ho iniziato le costruzioni di una casa. È tutta una procedura molto più semplificata, è tutto molto più semplice. È evidente che nel momento in cui riesci a realizzare progetti lavorativi o sei motivato e cominci a toccare con mano i risultati di un progetto, hai un senso di soddisfazione che è quello che sicuramente mi mancava qua in Italia. Un po' triste, deluso anche, ma il problema è cercare di fare pianificare, ma pianificare non si può più pianificare perché come pianifichi il giorno dopo ti arriva subito un problema e ti complica subito la programmazione. Ma noi abbiamo fatto dei discorsi appunto perché a me mancano 5 anni la pensione, lui è molto più giovane di me e avevamo anche già fatto una brutta ipotesi di chiudere e lui si trovava un lavoro perché se rimane da solo come attività non ce la fa.
trovare a istruire un altro personaggio per arrivare al livello nostro, perché è un lavoro piuttosto particolare, va dalla parte chimica, alla parte elettrica, alla parte elettronica, è difficile. Quando assumi un personaggio, per loro è già reddito subito il giorno dopo. Per noi ci vogliono 2 o 3 anni per portarlo a reddito. Quindi pronta in cerca di avventure, di rogni, di finanza, quello per lì. Andiamo a deriva e finché si arriva. Felicemente che c'è strada. Felicemente perché, nonostante tutto, la nostra squadra, i nostri operai ci sono sempre rimasti accanto. E quindi, a livello morale e umano, molto incoraggiante. Vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto e l'abbiamo dato. Disastrata perché, nonostante abbiamo lavoro, nonostante ci sia tanta fatica, i nostri numeri non sono sufficienti per temperare a tutti gli oneri pregressi e presenti. Togliere delle tasse, non rompere le scatole con le multe, abbassare i prezzi dei parcheggi, sicuramente, perché sono 1,60 euro, una follia. Anche migliorare i servizi degli autobus, perché dicono che vogliono disincentivare l'uso dell'auto, però muoversi con l'autobus è impossibile. I centri commerciali, abbatterli subito, fare in modo che magari lì ci siano delle altre cose e in centro cose diverse, in modo che le persone vengano comunque in centro, non che ci sono gli stessi negozi che sono in centro, sono anche lì e quindi la gente va là e il centro rimane vuoto. Ovviamente una velocizzazione di tutto quello che è la parte burocratica per iniziare un'attività. Il rapporto con le banche, che qui è sempre stato difficile, e in realtà è tutto molto più semplice nel territorio dove io vivo, e con un piccolo esempio. I dirigenti della banca sono all'inizio dell'entrata e ti accolgono quando tu entri in banca, a differenza degli impiegati che fanno le operazioni di cassa, che sono dietro, nascosti e arretrati, proprio il contrario di quello che è in Italia. Ridurre i costi, cioè ridurre come si può dire, i stipendi, perché li reputo alti, ma secondo me, non dico che siano sbagliati, ma secondo me sono alti. Se già i parlamentari da Roma cominciassero a abbassassero i stipendi e arrivare fino alla regione. Insomma. Ridurre le spese che hanno loro, la pubblica amministrazione, perché sono disagio le spese. Noi avremo bisogno di tempo, di direzione, di giuste regole, di non essere aggravati da sanzioni, agio e quant'altro nelle cartelle. Avremo bisogno di un accesso al credito più semplice che serva a ristrutturare l'azienda, ritrovare un po' di umiltà. Non avere sempre la verità in tasca. Venire a parlare con le persone che sono malate, quindi dire cosa ti serve, sei stata travolta da un camion, cosa ti serve per ritirarti su? Ma se tu sapessi che storie ci sono, perché io tutto sommato ho una casa, ho un papà e una mamma vivi, ma passano di quelle cose stravolgenti. Stravolgenti, cercano di vendere un rene, cercano di fare cose che veramente a me non erano venute in mente, però. Mi erano sfuggite perché si può avere anche 40.000 euro. E con un rene, 40.000 euro per me, ad esempio, vorrebbe dire comprire una parte dell'IS. Questa è la peggior musica che tu possa sentire dentro un capannone. Il silenzio. Quando dal lunedì al venerdì dentro un capannone senti questa musica, il cuore fa così. E invece quando la mattina, caldo, freddo, vento, pioggia, tu accendi, parte la chiocciola, parte anche dentro di te. Ecco, abbiamo ascoltato alcune testimonianze di imprenditori locali, solo alcune, perché la situazione è ben più grave in provincia e in regione. Molti... ormai sono quasi 3 anni, 2 anni. Portatela a Roma questa signora qui che deve vendere il rene, portatela a Roma, fateli da vedere a quei delinquenti. Ha ragione, ha perfettamente ragione, un applauso. Purtroppo di imprenditori in queste condizioni ce ne sono decine, se non centinaia in regione, senza contare quelli che hanno già chiuso. Ed è per questo che noi cerchiamo di riappropriarci della politica, invitiamo anche voi a diventare parte attiva della politica, dobbiamo partecipare, altrimenti questi ce la fanno sotto il naso come hanno continuato a farlo per gli ultimi 60 anni. Comunque adesso lasciamo spazio alle domande, se ci sono domande che volete porre al deputato Di Battista o all'eurodeputato Marco Zullo, saranno ben felici di rispondere.
Mara, il microfono. Allora, c'è prima il signore là, aspetti perché ho i tacchi stasera. Faccio fatica. Allora, c'è Alessandro, c'è Marco. Quello che vi voglio chiedere è, soprattutto a Marco, che magari lavora anche in un contesto extra italiano, tutto questo incamerare immigrati che da più di 20 anni caratterizza questo paese senza una seria azione di governo, che sia una legge, ma 1000 decreti dovuti a 1000 emergenze create, insomma, voglio capire che assetto vogliono dare a questa società, cosa vogliono fare di questa società in vista poi di un TTIP che sta per essere approvato, o meglio, cosa c'entra il mercato del lavoro in tutto questo? Grazie. Mi sentite? Sì. Ma sulla questione degli immigrati l'ho detto prima bene Alessandro, è tutta una scusa, è una gestione che permette al sistema politico di arricchirsi e di distrarre le masse. Basta vedere poi mediaticamente come montano casi che magari a volte non sono neanche un caso, ma per generare paura, perché poi il cittadino spaventato ha bisogno di essere rassicurato e crede a qualsiasi cosa, e crede alle bugie alla fine, perché su queste bugie qualcuno si arricchisce e nessuno ne trae vantaggio, né il cittadino e né magari chi è alla ricerca di salvezza, perché sta scappando. Io devo dire che dalla mia esperienza vedo che assolutamente non c'è la volontà reale di sistemare le cose, non c'è una progettualità che miri a soddisfare quelli che sono i bisogni dei cittadini. Tutte le azioni che portano avanti sono portate avanti per lasciare la situazione così com'è, dare una parvenza di cambiamento, ma nulla di più. Allora noi dobbiamo invertire questo trend, e per fare questo dobbiamo essere presenti, non solo come parlamentari dentro le istituzioni, ci mancherebbe altro, noi questo lo stiamo facendo, ma assieme anche come cittadini. Hai nominato il TTIP. Il TTIP è il trattato transatlantico che l'Europa sta siglando con gli Stati Uniti d'America. È un trattato commerciale che mira, dicono, ad abbattere quelle che sono le barriere doganali in modo da permettere un maggior scambio di beni. Ma questa è un'altra bugia. Quello che si vuole fare è mettere a sistema due modi di approcciarsi all'economia completamente diversi. Quello europeo, che vuole comunque tutelare la salute del cittadino, e quello americano, che invece mette davanti tutto il guadagno dell'impresa. Il sistema europeo, essendo a tutela del cittadino, in qualche modo mette dei paletti, quello americano molto meno. Infatti poi è il consumatore che deve dimostrare di essere stato danneggiato dal sistema economico. Allora, se noi dobbiamo trovare un compromesso, vuol dire che il sistema più rassicurante in qualche modo dovrà cedere. Quindi il sistema europeo dovrà cedere qualche cosa in cambio di questo libero mercato, di questo libero scambio. Questo è quello che stanno tentando di fare. In questo scambio, ad guadagnarne di più, è la Germania, per tutta una serie di motivi che adesso non sto a raccontarvi, ma comunque in soldoni noi stiamo svendendo settori come l'agricoltura in cambio di guadagni mirati nel settore dell'industria, che è quello tedesco. Allora parlavo di partecipazione, perché è successa una cosa un po' strana. Il paese la cui cittadinanza fa maggiormente attività contro il TTIP è la Germania, perché i cittadini si sono resi conto che qualcosa non andava e stanno facendo pressione nei confronti dei propri politici, che un anno fa sono arrivati in Parlamento con un'idea e adesso sono costretti in qualche modo a fare un passo indietro. E quindi la società civile sta cambiando quello che sono gli accordi economici e politici.
Allora noi è lì che dobbiamo puntare. Purtroppo noi in Italia viviamo in un contesto un po' differente, perché siamo abituati a una classe politica che dei suoi elettori se ne infischia. E allora qua dobbiamo intervenire quando andiamo a votare. Adesso qui non è per essere populisti, ma nel momento in cui abbiamo dato fiducia a un portavoce e questo ci tradisce, il giorno dopo dobbiamo cambiare idea. E questo vale anche per noi del Movimento 5 Stelle. Se ognuno di noi fallisce, sbaglia nel proprio mandato perché non sta facendo quello che i cittadini hanno chiesto, tutti bisogna avere il coraggio di chiedere un passo indietro. E non solo perché siamo del Movimento 5 Stelle, ma perché siamo cittadini e dobbiamo chiedere quello che è giusto. Allora, come facciamo a cambiare la situazione? Attivandoci, informandoci e agendo. Agire significa anche far sentire che non siamo d'accordo. Tornare a occupare le piazze. Tornare a gridare. Perché il senso di rassegnazione, che io vedo in tantissimi giovani, è deleterio. Ci porta in una... ci incastra, ci porta in un angolo cieco. Ci lamentiamo, soffriamo e pensiamo che questo stare immobili in qualche modo verrà colto da qualcuno. No! Dobbiamo essere tutti noi a riattivarci e dobbiamo farci sentire. Allora, il movimento questo lo sta facendo. È partito ormai 10 anni fa con i meetup, con i gruppi di cittadini. Noi siamo partiti facendo promozione sociale e questo forse lo dobbiamo un attimo recuperare. Noi cambiavamo le sorti di un comune senza avere eletti, perché andavamo nelle piazze, ci informavamo e facevamo proposte concrete. E la politica sente questa pressione. Oggi siamo anche dentro le istituzioni e sembra quasi che abbiamo perso un po' di quella grinta che avevamo all'inizio. Dobbiamo tornare a riprenderla. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Dobbiamo agire. Io personalmente non ce la faccio a dire ci pensiamo noi, perché non è così. La politica può fare qualcosa, ma non può fare tutto da sola. La politica, espressione dei cittadini, invece può rivoltare tutto il sistema. No, io volevo solo aggiungere una cosa, prima parlava del mercato del lavoro. Non è che scordiamoci che l'immigrazione sia una cosa bella, cioè qualcosa di estremamente negativo, inteso è negativo che appunto delle persone siano costrette a lasciare il proprio paese. Ora, quello che diceva Marco, è evidente che non vogliono affrontare il fenomeno perché grazie a questi flussi migratori c'è una parte di capitale che riesce ad abbassare i salari anche agli italiani. Questo è il concetto basilare, cioè l'immigrazione serve a quelle grandissime fondamentali, diciamo al grandissimo capitale, perché grazie a questi fenomeni migratori, flussi migratori, si fanno fare dei lavori a delle persone che hanno anche, sono abituate ad un altro livello, stato di vita, magari a 5 euro l'ora, lo stesso lavoro che prima un italiano faceva a 10 euro l'ora, così poi l'italiano sarà costretto a farlo a 5. Guardate che c'è questo dietro, fondamentalmente, è soltanto questo. Per questo non si affronta sul serio, perché c'è qualcuno che, oltre a gente che ci mangia, compagnia bella, con le guerre c'è gente che si arricchisce, perché sappiamo che l'unico modo per vendere nuove armi è che le armi che si sono già vendute vengano utilizzate, se non ne puoi ricomprare le nuove. Per quello vengono favoriti gli interventi armati, addirittura alcune nazioni che producono e vendono armi causano i conflitti e cercano di favorirli, appunto, di modo che da un conflitto si trasformi in guerra, le armi si utilizzano e poi se ne comprano di nuove. Però soprattutto, appunto, c'è un grandissimo capitale, questo non è un discorso di destra e di sinistra, è reale, che gode se arrivano appunto nuove braccia di disperati, talmente disperati che scappano a loro guerre e che sono disposti a fare un lavoro assolutamente faticosissimo per 3 euro all'ora, per 5 euro al giorno. Pensate alle piantagioni di pomodori anche giù al sud, ai nigeriani che raccolgono frutta per 4 euro e rischiano addirittura, veramente, alcuni muoiono per quanto lavorano al sole. Evidentemente con questo riescono anche ad ottenere una diminuzione dello stato sociale, comunque dei,
dei salari anche nei confronti degli italiani che un tempo facevano lavori a di più. È tutto un disegno. Guardate, io ho, a parte gli inetti che ci sono, io ormai ho capito che non c'è, i grandi potenti non lasciano nulla al caso, nulla. Una bella dose di ottimismo c'è da dire, guardate che è incredibile quello che possiamo fare. Io ricordo quando, non 10 anni fa, 7 anni fa a Roma, eravamo in 4 in un bar, ci siamo riuniti, abbiamo provato a scrivere il programma per il Comune di Roma, senza sapere proprio come fare, ma come lo scriviamo. Ci siamo candidati, io mi sono candidato all'altro come riempilista in una circoscrizione di Roma e ho preso 0 voti nel 2008, non mi sono neanche votato da solo. Non perché non avessi fiducia in me stesso, 0 voti. E stavamo in quel bar, ci si riuniva, ricordo il cameriere ci portava una birra, ma poi che fate? Stiamo scrivendo il programma per il Comune di Roma e crediamo che prima o poi possiamo anche entrare in Parlamento. Immaginate la faccia con cui ci guardava sto cameriere che ci portava le birre, voi in Parlamento ridendo. Ecco, a distanza di 5 anni da quel giorno, 2 di quelle 4 persone sono diventati deputati della Repubblica. Non è miracoloso questo? È incredibile. Quindi, perché prima sentivamo Zullo, ci sono 3 persone che hanno, che comunque si stavano drogando, altre che tentavano il suicidio, però invece, sto scherzando, invece, perché prima ci ha preso un po' l'andazzo della depressione, poi abbiamo visto quel video così duro. Considerate il fatto che poi ultimamente l'Istat neanche più calcola i suicidi tra gli imprenditori, ha smesso di... Le TV ci smettono di dare questo dato, non perché non si ammazzino più gli imprenditori o gli operai, perché l'Istat non calcola più i suicidi per ragioni economiche, ma invece c'è un'organizzazione che si chiama, ve la farò avere, Nicola Liguori, vabbè non mi ricordo, che studia questi casi e sono comunque in aumento ogni anno, però non fa male, no? Rovina la narrazione renziana, ricordarci ci sono imprenditori che si vergognano essenzialmente di licenziare i propri operai. Guardate che quello è il dramma per un imprenditore, quello di andare dal proprio operaio con il quale ha condiviso una vita insieme e dirgli io non ce la faccio più, non è colpa mia, colpa di Equitalia, delle tasse, colpa del sistema fiscale vergognoso, colpa di quello che dobbiamo pagare, del costo del lavoro incredibile, di Roma, dei quattrini che spariscono. E si vergogna a tal punto di licenziare il proprio lavoratore che non gliela fa. Se ci pensate è veramente una tragedia incredibile. Per quello il reddito di cittadinanza va fatto immediatamente, perché un imprenditore che sa che un proprio operaio comunque non finisce in mezzo a una strada, ma comunque c'è un sistema che lo tutela, serio, e che gli fornisce non soltanto 780 euro al mese per campare, ma un percorso di formazione e gli presenta degli altri lavori, evidentemente lo stesso imprenditore sarà più, come dire, non contento, però più tranquillo nel dover in una fase licenziare un operaio, e contestualmente un operaio lavoratore sarà più tranquillo, non penserà che la sua vita finisce se a 50 anni perde il lavoro, perché guardate che per alcuni cinquantenni è un dramma perdere il lavoro, è drammatico. Che fai a 50 anni se la tua azienda chiude? 60 anni, che fai? Che non hai maturato ancora la pensione? Che cosa fai? Con che ti inventi? Pensate proprio, l'unica cosa che aumenta davvero in Italia è il consumo degli psicofarmaci, perché le persone hanno paura e timore a vivere, aumenta questo, droghe legali, illegali e anche le armi aumentano nel mondo civilizzato, che sono poi dei prodotti destinati a coloro che invece hanno paura di morire più che di vivere, quindi cioè, si trovano in supermercati negli Stati Uniti d'America. Però c'è una risposta, noi ci crediamo moltissimo, ripeto, guardate, siamo nati dal nulla, senza soldi, senza appoggi, senza lobbisti, senza mafiosi alle spalle, senza gruppi industriali, senza massoni, e siamo arrivati nelle istituzioni le più alte. Ed oggi siamo forza di governo e abbiamo maturato una credibilità, credo, quello poi lo decideranno tutti i cittadini. Comunque siamo avvertiti finalmente sempre più, non soltanto come forza di opposizione, ma come una forza di governo credibile. Questo è un miracolo. Io dopodomani andrò in Ecuador. Siamo stati invitati dal presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, a tenere un discorso lì a Quito, perché molti paesi guardano il Movimento 5 Stelle come un esempio. Dobbiamo andare fieri e orgogliosi, come ci dobbiamo vergognare di qualche delinquente che modifica la Costituzione, dobbiamo andare fieri e orgogliosi che il popolo italiano è riuscito a tirare fuori dal cilindro un'idea incredibile come il Movimento 5 Stelle. Però questo è tipico dell'italiano.
Noi viviamo così tanto nella melma che comunque coloro che riescono per coraggio, per forza, a fare un colpo di reni e tirare su la testa e tirarla fuori dal letame, veramente sono persone che sanno respirare. Falcone e Borsellino potevano essere soltanto italiani, siciliani, perché così abituati a combattere la mafia, quella vera, che hanno avuto il coraggio di sapere che andavano a morire, ma di fare il loro dovere. Quindi veramente sono degli esempi. In questo il popolo italiano ce l'ha, quindi partiamo da questa speranza e ripeto, ce la faremo sicuramente, non abbiate timore, ce la facciamo se manteniamo umiltà, se non facciamo errori e se manteniamo queste regole che ci stanno portando avanti senza cambiarle. Due mandati, restituire i soldi, queste cose ci consentono di stare ancorati alla realtà, di sapere che la vita reale è quella in cui si guadagna il giusto, molto bene, ma non quella in cui si sprofonda e si scende a compromessi al ribasso per questa vita che ti provano a far vivere nelle istituzioni totalmente distaccata dalla realtà, con quattrini, con l'onorevole. Guardate questa roba, noi rifiutiamo il termine onorevole non perché siamo snob o vogliamo fare i grillini che dicono sempre no, perché anche a livello lessicale parte la separazione con la realtà. Onorevole qua, onorevole là, prenda il prosecco, lo champagnino, si segga, prego, ti aprono la porta. Montecitorio è così. Io faccio battute, ma è così. C'è un bellissimo corridoio che si chiama il Transatlantico, ci sono dei bassorilievi che ricordano delle ancore, dal quale si accede alla Camera dei Deputati con due grandi porte, con delle chiavi grandi. E ci sono dei divanetti lì che secondo me sono in pelle umana. E ci sono piante di ficus come l'ufficio del direttore generale Fantozzi, e ci stanno questi deputati, no, dei partiti che fanno i famosi capannelli, si riuniscono in 10. Io ai primi tempi nessuno mi conosceva, mi ci infilavo in mezzo, no? Mi confondevo, uno del Partito Democratico, e non li ho mai sentiti parlare di un problema dei cittadini, mai. Ne so, due che litigavano, dobbiamo abolire l'IRAP, no, prima di abolire l'IRAP però è meglio rilanciare l'impresa, no, però occhio che la prima cosa dobbiamo sistemare la scuola, mai. Li senti discutere su nomine, contronomine, soglie di sbarramento, preferenze, sulle leggi elettorali, perché sono poi quelle regole che consentono loro di essere rieletti o meno, chi piazziamo lì? C'è quella corrente da fare fuori, quelli lì, gli alfaniani, basta, vanno messi loro. Cioè, li senti sempre discutere per le problematiche interne, perché ripeto, il loro obiettivo non è neanche colpa loro, sono fatti in questo modo, pensano alla politica sia un lavoro e il loro obiettivo è quello di stare il più tempo possibile all'interno di quei palazzi, perché non hanno mai lavorato, quasi tutti al di fuori, e quello è veramente il meccanismo che va contrastato. E un'altra cosa che sta succedendo adesso è, io questo lo sto notando, ci avete presente il ladro che sente in lontananza l'arrivo di una sirena della polizia? Ha due strade tendenzialmente, uno scappa subito, oppure quello che fanno spesso, arraffano tutto quello che possono arraffare, no? Prendono tutto, no? Aprono la sacca, prendiamo, buttano tutto dentro e si sbrigano perché arriva la polizia. E che sto notando che la partitocrazia sta più o meno facendo la stessa cosa, sanno che c'è il Movimento 5 Stelle e sentono appunto questa sirena della polizia in lontananza, per qualcuno tra l'altro questo succede veramente, sentono una sirena della polizia in lontananza, non è una metafora, è reale, e quindi arraffano tutto, la scuola pubblica la smantellano, la sanità pubblica, tagli lineari, prendono tutto, la prima legge che hanno discusso tornando dall'estate, no, dalle vacanze, è stata la Boccadutri, una legge per spartirsi il finanziamento pubblico senza rendicontare. Voglio vedere un imprenditore che gli arrivi a Equitalia e gli dice di produrre una documentazione, dice no, non mi va, non la voglio produrre. I partiti fanno questo, tutti, la Lega anche, occhio, la Lega ci ha costato 180 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti dal 94 ad oggi, occhio. Le domande cambiano il mondo, le domande, non le risposte. Facciamoci le domande, ma perché se sono così tanto dalla parte dei cittadini, della piccola e media impresa, dei pensionati minimi, contro la legge Fornero e tutto quanto, quindi credono in questo, ma perché non si sono mai tagliati un euro di stipendio in 20 anni? Uno! Oh no, non è facile! Lega e SEL,
litigano su tutto, no? Uno tira fuori uno spinello drogato, quell'altro dice l'immigrato è fascista, lì li vedi litigare, poi arriva una legge per spartirsi i finanziamenti pubblici ai partiti e se non ci fosse la cravatta leghista o il fazzoletto verde, nessuno si accorgerebbe la differenza tra un deputato di SEL e un deputato della Lega Nord. Incredibile, però è così. Ecco, il Movimento 5 Stelle invece si mantiene differente, ditemi voi una promessa che non abbiamo appunto mantenuto. E soprattutto riusciamo a bloccarli tante porcate, nonostante appunto ci sia questa logica dell'arraffamento. Veramente, arraffano, perché sanno, qualcuno lo sa, prima o poi il gioco finisce, già per tanti è finito. Siamo entrati noi e non c'è più Fini, non ci stanno altri. Cioè, ci stanno personaggi che eravamo abituati, Bertinotti, a vederli sempre, no? Lì a pontificare, non ci stanno più. E tanto li vedi, questi ex parlamentari, che vengono a scroccare la connessione internet gratis alla Camera dei Deputati. Ve lo giuro su mia mano. Soprattutto gli ex comunisti sono quelli proprio. Poi vedi, hanno vitalizia 4.000, 5.000 euro al mese, si nascondono nei divanetti dietro, che c'è il wifi, che possono entrare poi perché si sentono strafighe e possono accedere alla Camera dei Deputati, no? Li vedi lì, ma che stai facendo? C'è internet, capito? Ma adesso mettiamo il wifi libero e gratuito dovunque, perché così accedi anche fuori per la strada. È incredibile, lo status simbolo, girano queste spillette Camera dei Deputati, che si sentono. Però gli abbiamo intanto tagliato 900.000 euro all'anno di rimborsi viaggi per gli ex parlamentari. Gli abbiamo tagliati. Due anni di battaglia e ora si dovranno, il Violante, questi si dovranno pagare il biglietto del treno da soli. Perché pensate, la Camera dava 900.000 euro all'anno per viaggi degli ex parlamentari. Non dei parlamentari, uno dice c'ha senso, vanno in giro a raccontare il lavoro, non gli ex, che senso c'ha? Privilegi. Siamo entrati noi, hanno cambiato le targhette, c'erano gli ascensori riservati agli onorevoli. Non ci potevano entrare i cittadini comuni, solo gli onorevoli. Allora, il giorno prima che noi siamo entrati hanno cambiato tutte le targhette. Ce ne siamo accorti perché sai che tolgono le targhette e si vede il segno? È così. Cioè, oddio mio, arrivano gli undi, barbari, ci hanno descritto, invece non siamo così. Però quando governeremo qualcuno si dovrà trovare il lavoro e qualcun altro andrà in galera. Tutto qua. Come? E studiare i soldi? Assolutamente, tutto! Tutto! Ti facciamo una legge, sai quelle proprio leggi retroattive? Dici, ma non si può fare? Si potrà fare. Cambiamo tutto. Come? Esatto. I retroattivi. Ma ci dovete restituire tutto. Tutto. Il politometro è una roba che proprio faremo, ma non, io non vedo l'ora di fare questo, cioè, di dire quanti soldi avevi prima, dimostrami come l'hai fatti tutti questi quattrini, se non me lo dimostri, tutto. Però quando alcuni delinquenti non avranno niente, gli daremo il reddito di cittadinanza. Anche allora. Io voglio vedere Casini che fa la fila per il reddito di cittadinanza. 780 euro, poi gli presentiamo tre lavori a Casini. Se li rifiuta tutti e tre, perde anche il sussidio. Lo facciamo formare, mettiamo i centri per l'impiego. Perché no? La russa che sta lì in fila. Che sai fare? Gli diciamo, lo formiamo, gli facciamo fare un lavoro, qualsiasi lavoro. E prende 780 euro. Se poi c'è una pensione a 400, gli daremo 380. Perché no? Perché li ridete? La russa. Trovo lì, li voglio vedere in fila. Come? Possibilmente col piccone. Assolutamente, a quello lavoro serio. E togliere le scorte. Sì, no, ma queste poco a poco le stiamo togliendo, sì. Lo so, E beh, ma si difendono in questo modo, questo è un paese strano, ripeto, i poliziotti, alcuni difendono non i cittadini dai ladri, ma i ladri dai cittadini. Le scorte ormai per certi versi hanno questo. Io ricordo quando si votò per la presidenza della Repubblica che la russa a un certo punto è sparito, se pare che sia scappato dal Montecitorio, che circondava Montecitorio, in un'ambulanza. Si è infilato, si è veramente. Non so se vi ricordate questi episodi, noi stavamo lì a placare le persone. Vabbè. E quindi faremo tutte queste cose, ci toglieremo anche in maniera democratica, non violenta, però qualche sassolino. Dovranno banalmente restituire tutto. Ma dovranno restituire tutti i soldi, tutti. No, invece è possibile. Era impossibile pure che entrava una forza in Parlamento e restituiva 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. 10 anni fa avremmo pensato che era impossibile. Ce la facciamo. Ha bisogno. Ce la facciamo. Ci vuole un po' di tempo, ma ce la facciamo. Le nuove generazioni. Ce la facciamo. Basta non votarli più.
Basta non votarli più, qualcuno la smetterà di votare. Lo so, ma qualcuno smette, prima o poi smetteranno di votare. Le persone più anziane ancora che pensano che Berlusconi abbia voglia fare la rivoluzione liberale lo smetteranno di votare. Quelli che votano il PD pensando a che fare con Berlinguer lo smetteranno di votare. I giovani stanno dalla parte nostra. Non tuttissimi, ma tanti. Vedremo. Magari ci starai te. Magari ci starai te però al posto mio. Perché no? Io pure dicevo così. Sì. No, lo capisco che qualcuno perda la speranza, però. Tu cerca pure di capire che in tutto quello che noi potevamo realizzare come forza d'opposizione l'abbiamo fatto. Potevamo scendere a compromessi, no? Provare a dire, oh, Bersani, ti diamo tutti sti voti, però fammi sottosegretario così ce l'ascolto. Potevamo passare al gruppo misto, qualcuno qua l'ha fatto in Friuli. Potevamo farlo, potevo farlo pure io. Che sto scemo a venire qua. Mi ritenevo i soldi, 160.000 euro in 2 anni ho restituito. Io mica c'ho casa, sto in affitto, me la compravo. E beh, perché non lo potevo fare? Lo potevo fare, la legge me lo consentiva, me lo consente tuttora, domani mattina di prendermi 12.000 euro al mese, me lo consente. Assolutamente. Ero vicepresidente della Commissione Affari Esteri, mi hanno tolto quell'unica carichetta istituzionale, 560 euro in più al mese me li dava la Camera. Lettera, il primo giorno restituisco questi soldi, me li potevo tenere, erano 6.000 euro all'anno. Guardate che tante cose le avremmo potute fare, i rimborsi elettorali, con 42 milioni di euro ci compravamo qualche giornale, sai i soldi, non ricevevamo gli attacchi che abbiamo ricevuto, guardate che ci hanno dato dei comunisti, dei fascisti, dei terroristi, populisti, bolscevichi, potenziali stupratori, eversori, qualsiasi cosa. Mica è facile, no? Quando tua madre legge, ma oggi ti hanno dato del terrorista che sei pronto, dice il giornale, che sei pronto a farti esplodere nella metropolitana di Roma. Giuro, mia madre. Tra l'altro, se aspetto che finisca la metropolitana di Roma, mi faccio esplodere nel 2040. È così. Pensaci, non era facile, no? Invece l'abbiamo, per adesso, guardate, abbiamo resistito. Poi, se tra 10 anni, io non lo so, io spero che tra 10 anni ci sarà qualcun altro che porta avanti la carretta. Perché come, ripeto, tu impieghi pure delle energie, cioè proprio ti stanchi fisicamente a combattere ostruzionismi, però alla fine ottieni dei risultati. Noi abbiamo ottenuto una norma che bloccava le cartelle Equitalia per coloro che avevano un debito nei confronti, un credito nei confronti della pubblica amministrazione. Quella non l'abbiamo, quella norma Fantinati l'ha ottenuta del 5 Stelle convincendo, andando dai PD dicendo no, vi spieghiamo, è una cosa giusta, se... Noi vediamo il giovedì i troll, il quantitativo di troll che ci sono pronti per partire. Non è uno scherzo. Noi facciamo la lotta dei troll. Li vediamo che hanno tutte queste valigie pronte lì al guardaroba. Capiamo, questi sono pronti per partire. Quindi in quel momento, senza pronunciare, diciamo, noi facciamo ostruzionismo. Quanto dura ostruzionismo? 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Li vedi che sbiancano, rosato, che è un vostro... Li vedi che sbiancano. Si avvicinano a noi. Fanno così. Si avvicinano, è rosato, ora è diventato capogruppo prima del recato l'aula e ci diceva 3 giorni di ostruzionismo, sì, abbiamo la forza, abbiamo iniziato, siamo giovani noi. E lui, che volete? Così, tipo il mercato del pesce, guarda, dacci questi 2 emendamenti. No, questo non te lo posso dare, te do quest'altro. E alla fine abbiamo ottenuto dei risultati. Banalmente abbiamo ottenuto la cancellazione, appunto, di 900.000 euro per gli ex parlamentari. È così, guardate che l'abbiamo ottenuta con questa guerra, con la strategia del trolley. Fa ridere, è così, funziona. Li vedi questi qua, alcuni un po' decrepiti che vogliono andare a casa giovedì sera, stanchi, no? E quindi vanno loro, andavano dal proprio capogruppo, oh, accetta tutto quello che ti propongono, eh? È così, ma mi hanno proposto, accetta tutto, dagli tutto. Ma questo non glielo posso dare, questo è di mezza lo stipendio dei parlamentari, no, questo no, questo no. Però dacci qualcos'altro. È così, la politica, finché ci sono questi partiti che guardano al denaro, ci sono. Comunque, vedremo, magari ti smentiremo. Mettici alla prova. Ho parlato un po'. Sono altre domande, sarò più sintetico, anche perché ci vediamo una cosa, mettiamo un po' di musica, eh? No, è una roba che sembra tipo... c'è adesso? No, Marco però. Marco, su, che c'è una sorpresa.
10 anni, ha fondato lui. Beh, io volevo chiamare sul palco alcuni dei ragazzi del meetup di Pordenone che hanno reso possibile questa serata. Ricordo che il Movimento 5 Stelle si autofinanzia. Ringrazio gli artisti che al di là delle loro idee politiche si sono messi a disposizione. Ringrazio il deposito Giordani che ha messo a disposizione i suoi tecnici, il Mille Foglie per il buffet degli eventi sostenibili e voi per aver passato un venerdì sera ad informarvi e a dare fiducia al territorio e a chi si sta battendo per migliorarlo. Grazie. Vi dicono che c'è anche la torta con 9 candeline e mezzo. Auguri al meetup di Pordenone. C'è musica? Ok, c'è il finale musicale, non perdetevelo. Bene, ringraziamo tutti per essere stati qui con noi, ringraziamo Alessandro Di Battista, stavo dicendo onorevole, e il nostro ringraziamento penso che tu debba portarlo anche a tutti quelli che lavorano con te, perché tu sei qui e ci aiuti, però loro ci aiutano da là, quindi il movimento sono anche loro, quindi un applauso anche per loro che stanno lavorando dietro, magari non li vediamo in televisione, però ci sono. Quindi grazie per aver partecipato così tanti e numerosi. Noi speriamo che prima di uscire vogliate lasciare i soliti moduli compilati con qualche informazione, in modo che possiamo rimanere in contatto, come si suol dire, e soprattutto vi ricordiamo che noi ci autofinanziamo, perché quell'assegno che là fuori appeso, 42.000 euro, cioè è vera, quindi se volete ancora riuscite a darci qualche spicciolo, per noi è grande cosa, quindi grazie ancora e se c'è la musica vai con la musica, grazie.